Ragazzi, allora cerchiamo di chiudere questa cosa, poi magari per le altre considerazioni, invece dei miei scarabocchi, ci affidiamo alle diapositive. Allora, se mi seguite su questa strada, voglio giusto dare un accenno, senza impelagarsi in qualche decina di passaggi che ci portano via solo minuti e poco ci aggiungono. In cui in pratica il concetto importante mettere a fuoco è che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che stiamo andando alla ricerca dei valori, insomma del valore di questa pressione intermedia, ovvero di questi due rapporti di compressione, beta 1 e beta 2, e scegliendo i quali sia possibile ottenere il massimo vantaggio da questa operazione di interrefrigerazione, ovvero dicevamo quello di massimo vantaggio che è rappresentabile proprio dal massimo incremento del lavoro utile, come giustamente mi faceva notare il collega. Diciamo, stiamo parlando di incremento del lavoro utile perché coincide con il risparmio del lavoro. Siccome abbiamo detto che il lavoro di espansione non è minimamente sfiorato da questo discorso sulla compressione interrefrigerata, quindi il lavoro di espansione resta inalterato, è chiaro che quello che risparmiamo sul lavoro di compressione si traduce in un pari incremento del lavoro utile netto che si ottiene. Ecco perché stiamo ragionando, il nostro parametro che abbiamo preso in considerazione è la variazione nel senso dell'incremento del lavoro utile che si ottiene grazie alla interrefrigerazione. Allora il concetto è questo, è chiaro che noi facciamo questa cosa, andiamo a complicare l'impianto, cerchiamo di massimizzare l'effetto utile raggiunto, ovvero di minimizzare la spesa di lavoro che facciamo durante la compressione, che appunto equivale in pratica a questa differenza che abbiamo scritto qui alla lavagna. Quindi, dal punto di vista matematico, che cosa si tratterebbe di fare? Di fare i soliti passaggi esprimendo, per esempio, ve li accenno soltanto, T2'. Come lo possiamo scrivere? Lo possiamo scrivere come T2, sempre riferendo a questi pedici che mi sono inventato, però restiamo coerenti, poi metteteci sui vostri appunti, chiamateli come volete, magari con delle lettere, A, B, C, 1, 2, 3, 4, come preferite voi. Ok? Basta che ci manteniamo coerenti con la scelta fatta. T2' per beta 2, ok, beta 2 sarebbe il beta 2, lo davo per scontato, ma precisiamolo, sarebbe t con 2 su t con m, ok, mentre beta 1, chiameremo beta 1 t con m su t con 1, ok? È evidente, ma meglio precisare. E quindi per beta 2, poi T2 secondo invece sarà T con 1 per beta 1 e infine T2 terzo sarà ancora T con 1 primo che però è uguale a T con 1. Ok, nel nostro esempio, vabbè, chiamiamolo T con 1 primo e lo scriviamo, T 1 primo nell'esempio che abbiamo fatto è uguale a T con 1 per beta 2, scusatemi, questi elevati a lambda, il ciclo reale lambda su eta P e il rendimento politropico del compressore, lambda sul rendimento politropico del compressore. Ah, l'altra cosa importante è che in questo momento, in questa ipotesi, stiamo alla ricerca quindi
della pressione intermedia che è ottimale, quella che ci consente di minimizzare il lavoro di compressione, quindi di ottimizzare il ricavo in termini di lavoro utile. Stiamo facendo l'ipotesi che i due compressori C1 e C2 abbiano gli stessi rendimenti politropici, ok? Per il momento manteniamo questa ipotesi, ok? Che siano una. Quindi scegliamo la pressione più adatta nell'ipotesi che questi due compressori abbiano la stessa qualità costruttiva, ok? È chiaro che se così non fosse le cose cambierebbero, il discorso cambia. Ok, ci ho fatto, ecco, dicevo, ci risparmiamo un po' di passaggi, però mi seguite dal punto di vista concettuale. Quello che andremo a fare è andare a scrivere un'espressione di questo lavoro libero che alla fine, come vedete, se io mi vado a sostituire a ripetizione in queste espressioni, riesco a scrivere un'espressione in cui ci sarà C con P, ci sarà T con 1, ci sarà beta, per esempio anziché far comparire sia beta 2 sia beta 1, al posto di beta 1 posso scrivere beta diviso beta 2, ok? E quindi tutto, per esempio, in funzione, quindi queste per me sono tre costanti, ok? La mia variabile in questo caso è soltanto quella che devo scegliere, quella che devo individuare, è soltanto beta 2, li trovate? Cioè scrivo questa espressione in modo tale da far comparire dei termini che sono insensibili alla variazione di quella pressione intermedia, C con P, T con 1, beta, non gliene frega niente a loro di come scelgo la pressione intermedia. Quello che se ne accorge, se scritto in questi termini, è beta 2, ok? Siete d'accordo? Quindi riesco a scrivere un'espressione con delle costanti e beta 2, riesco a fare la derivata di questo rispetto a beta 2, vado a vedere quando si annulla e mi trovo il valore del beta 2 ottimale, ok? Come procedimento, li trovate? Non l'abbiamo fatto, però lo stiamo impostando, li trovate? Come ragionamento? Ok, se lo espletiamo questa cosa, nell'ipotesi che i rendimenti dei due compressori siano uguali, questo ci porta al risultato, questo ragionamento, il risultato è che il beta 2 ottimale si ottiene in corrispondenza del valore della radice di beta, il che significa che devo scegliere la pressione 3 in modo tale che beta 1 sia uguale a beta 2, ok? Questo risultato, che beta ottimale deve essere pari alla radice di beta, siccome beta è il prodotto beta 1 per beta 2, vuol dire che beta 1 deve essere uguale a beta 2, ok? E tant'è, così è, nel senso che, appunto, se io ho un rapporto di compressione dove P con 1 vale 1, per esempio, e P con 2 vale 16, P con M non è che mi devo mettere in mezzo fra 16 e 1, per esempio, scelgo P con M intorno a 7 e 8, P con M conviene sceglierla pari a 4, in modo tale da rispettare quella condizione. In fase di avviamento, adesso lo ritrapano. Trapano non me lo spiego tanto perché. Vabbè. È stata una cosa da poco. Là. Ok? Scelti in questi termini i due
rapporti di compressione, quindi il valore della picon n della pressione intermedia, questi assicurano il massimo vantaggio che si può ottenere da questa operazione di interrefrigerazione. Massimo vantaggio, ripeto, in termini di risparmio sul lavoro di compressione e quindi sul valore finale del lavoro utile specifico che si riesce ad ottenere. D'accordo? Tutto questo chiaramente nell'ipotesi che i due compressori siano di pari qualità. È chiaro che il discorso crolla e diventa un po' complicato, possiamo solo dare delle indicazioni intuitive, però diventa complicato tradurlo in numeri. È chiaro che il discorso crolla qualora questi due rendimenti siano diversi, nel senso che per esempio il primo compressore abbia un rendimento maggiore rispetto al secondo o viceversa. È chiaro che lì tutto questo impianto non funziona più, questo discorso, e è chiaro che sarebbe preferibile, ripeto, come indicazione di massima, spingere di più la compressione nel compressore con rendimento più alto e lasciare un'entità minore al compressore con rendimento più basso di quanto bisogna valutarlo, fare dei calcoli specifici caso per caso, non possiamo dare delle indicazioni generiche in questo momento. Okay? Questa è la pratica dell'interrefrigerazione, questo è l'obiettivo chiaro. È evidente che nasce una domanda, nel senso che dice ok, facciamo questa interrefrigerazione. Possiamo affermare con certezza che guadagniamo qualcosa in termini di lavoro utile? In particolare, addirittura, sempre con certezza, possiamo affermare che se i due compressori hanno lo stesso rendimento politropico, scegliendo con cura i rapporti di compressione, cioè uguali per il primo e il secondo compressore, otteniamo anche il massimo del guadagno in termini di lavoro utile. Però tutto questo, che cosa fa in tutto ciò il rendimento dell'impianto? La cosa è un po' più complicata da generalizzare, perché come potete notare rispetto al ciclo senza interrefrigerazione, si vede chiaramente che in questo caso il rendimento, si tratta di andare a valutare il rapporto fra il lavoro utile che abbiamo visto l'interrefrigerazione ci consente di incrementare, però non ci dobbiamo dimenticare quando parliamo di rendimento che dobbiamo confrontare questo risultato che noi otteniamo, ovvero il lavoro utile, lo dobbiamo confrontare con la spesa energetica, l'energia primaria che abbiamo introdotto nel ciclo. Come potete vedere abbastanza facilmente, facendo l'interrefrigerazione la quantità di calore da introdurre nel ciclo cresce, perché appunto la temperatura di uscita dal secondo compressore è più bassa rispetto a quella che si sarebbe ottenuta utilizzando un unico compressore. Quindi questo significa che questo aumento di lavoro che noi otteniamo, quindi diciamo nel ciclo con l'interrefrigerazione, noi abbiamo un lavoro utile che aumenta per questa quantità qua, ok? Però è anche vero che questo aumento di lavoro utile lo paghiamo con un incremento dell'energia termica, del calore che dobbiamo fornire al nostro ciclo. Quindi la prima conclusione che possiamo trarre da questa considerazione è che non ci conviene sbilanciarci con delle affermazioni, cioè non possiamo dire semplicemente e automaticamente se questa interrefrigerazione ha giovato al rendimento, l'ha lasciato invariato o addirittura lo ha peggiorato, ok? Ripeto, è una tecnica che si adotta, nasce per migliorare il lavoro utile nel caso ci fosse questa esigenza.
quello che succede al rendimento è una conseguenza che va valutata caso per caso, nel senso che scegliendo ancora una volta opportunamente i rapporti di compressione, ma con delle considerazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo appena fatto per ottimizzare l'incremento di lavoro utile, quindi con considerazioni abbastanza diverse, è possibile in alcuni casi, compatibilmente con i rendimenti, ripeto, dei compressori, è possibile avere anche un minimo di vantaggio anche sul rendimento, però appunto non è detto, va valutato caso per caso, nel senso che, come sapete, questo rapporto in generale in un impianto senza interrefrigerazione, un impianto di turbina a gas che sarà 30 per 0,3, 0,35, 0,4, 0,43, nelle migliori turbine a gas, bisognerà andare a vedere nel momento in cui andiamo ad aggiungerci quest'altro pezzo, se quest'altro pezzo è migliorativo di questo rapporto, invariante o peggiorativo. Ci sono un po' di considerazioni che si possono fare, sul vostro libro trovate una lunga discussione in merito, secondo me non vale la pena fare questa così lunga discussione per arrivare a definire questo ad individuare questo risultato. La cosa importante appunto è avere le idee chiare su questo. La rigenerazione di cui abbiamo parlato è un intervento che, se si può fare, sicuramente migliora il rendimento e non varia il lavoro utile. L'interrefrigerazione è un intervento che si può sempre fare e sempre comporta un incremento del lavoro utile. La variazione che ne consegue sul valore del rendimento va valutata caso per caso, ciclo per ciclo, considerando i parametri del ciclo, beta e T3, considerando i rendimenti politropici dei due o più compressori che si vogliono adoperare, e quindi stimare, facendo proprio dei calcoli precisi, se quell'intervento ha comportato variazioni significative o meno sul valore del rendimento. Ok? Io la metterei in questi termini senza andare. Bene, vediamo qualcosa un po' più pulita con e così cerchiamo anche, così che fanno andare anche un po' più in fretta. Vediamo l'ultimo intervento e poi facciamo una somma di tutti questi interventi. Fatto alcune considerazioni, va bene, le davo per scontate, giusto rapidamente perché il tempo un po' stringe. È chiaro che anche quell'interrefrigeratore, dal punto di vista impiantistico, costituisce una discreta complicazione dell'impianto, quindi analogamente al rigeneratore è qualcosa di applicabile a tutte le applicazioni delle turbine a gas che abbiamo visto, sempre con esclusione dei propulsori aeronautici. Ancora una volta è un intervento che sul motore di un aereo non vedo come possa realizzarsi. Possiamo dire che quell'interrefrigeratore, se per esempio ce n'è uno solo, se siamo liberi di sceglierci il fluido freddo, sicuramente potrebbe avere delle dimensioni non particolarmente esagerate, perché potremmo per esempio raffreddare l'aria con un liquido, se avessimo un fluido freddo, però bisogna vedere se ce l'abbiamo disponibile. Se abbiamo disponibile invece
aria, un altro gas, allora, come abbiamo detto prima, le cose si complicano, significa che le dimensioni dello scambiatore vanno a crescere. In ogni caso, appunto, si tratta di complicare un po' l'impianto, di aumentarne le dimensioni, complicare anche la scelta, dice, dove lo vado a installare, appunto, dove ho a disposizione magari questo fluido freddo come acqua, sarebbe la cosa più indicata, e quindi, diciamo, un po' così, ancora una volta, snaturare quella la caratteristica di cui parlavamo, cioè la compattezza dell'impianto. Adesso vediamo, speriamo che funzionino questo insomma più o meno è quello che gli avevo scarabocchiato alla lavagna, insomma la rappresentazione di un ciclo con una interrefrigerazione. E questo invece è già un altro intervento. Ah, vabbè, non si vedono perché il formato, insomma, vi volevo mostrare un'altra cosa, non è compatibile con i formati che riesce a leggere il proiettore. Vabbè, abbiamo perso un po' di tempo. Va bene, sfrutto brevemente queste altre diapositive che ho a disposizione soltanto per dirvi che chiaramente è possibile anche un terzo intervento, forse l'avrete già intuito. Tante volte abbiamo detto che la trasformazione di compressione ha una, diciamo, corrispondente vista ribaltata, vista nello specchio di una trasformazione, che è quella di espansione. Quindi, sempre in questa visione speculare, come siamo intervenuti sulla compressione per diminuire la spesa di lavoro necessaria per ottenere lo stesso incremento di pressione. Attenzione, abbiamo sempre ragionato a parità di beta, okay? Altrettanto è chiaro che si può fare sul lato espansione, cioè si può provare a fare qualcosa per incrementare il lavoro di espansione. Chiaramente a parità di T con 3, che assegniamo sempre come limite tecnologico del nostro impianto, e chiaramente a parità di beta, che rappresenta una scelta già effettuata dal punto di vista termodinamico. Quindi chiaramente sulla compressione che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una interrefrigerazione per abbassare la spesa di lavoro assorbito durante la compressione, evidentemente durante l'espansione, per aumentare il lavoro ottenuto durante l'espansione, potremmo frazionarla, sì, ma andando a riscaldare due volte, insomma, invece di interrefrigerare, andare a interriscaldare i gas in uscita dalla turbina. E sfrutto, senza che metto a disegnare io, sfrutto la diapositiva, diciamo, il concetto è questo, diciamo, una visione speculare nello specchio di quella che era la compressione. Possiamo immaginare un'espansione fino ad una pressione intermedia, poi di nuovo un apporto di energia termica da 4 a 3 primo, quindi in una seconda camera di combustione, no? Come qui abbiamo fornito calore in una prima camera di combustione, passando da 2' a 3, eccola qua, poi facciamo una prima espansione parziale fino al punto 4 in una prima turbina, diciamo in una prima turbina, ok? Poi andiamo in una seconda camera di combustione dove, per esempio, riportiamo il fluido a valore di temperatura T3' pari a T con 3, ok? E finalmente abbiamo la seconda espansione nella seconda turbina,
che ci porterà poi in uscita nelle condizioni del fluido rappresentate dal punto 4 secondo. Vado abbastanza spedito in questo senso, appunto sfruttando le analogie con quello che abbiamo appena detto sulla compressione, ovvero che chiaramente in ogni caso diciamo otteniamo un incremento del lavoro utile, come si può vedere, perché diciamo accanto praticamente questa seconda espansione, vedete, allora da 3 a 4 è esattamente la stessa cosa, diciamo non ci accorgiamo sia che il secondo riscaldamento avvenga o non avvenga, la trasformazione 3-4 resta sempre la stessa. È chiaro che se in assenza di riscaldamento ripetuto avremmo ottenuto lavoro durante la trasformazione 4-4 primo, invece con il secondo riscaldamento della seconda camera di combustione il lavoro che otteniamo è quello che possiamo estrarre da secondo la trasformazione 3'4 secondo. 3' e 4 giacciono sulla stessa isobara, la differenza sta nel fatto che 3' è significativamente maggiore di T4 e quindi il lavoro, l'entalpia del delta H che si ricava in questo caso, come ricordate, è più elevato, insomma. Quindi, così come abbiamo visto nello specchio che comprimere il fluido più freddo ci faceva risparmiare, a parità di rapporto di compressione ci faceva risparmiare sul lavoro speso per la compressione, in questo caso durante l'espansione il fluido, avere a disposizione un fluido più caldo a parità di rapporto di espansione ci consente di raccogliere un lavoro più grande. Velocemente possiamo affermare che nel caso in cui le due turbine abbiano lo stesso rendimento politropico di espansione vale il risultato che abbiamo trovato per la compressione, ovvero che il valore ottimale di questa pressione intermedia, la pressione su cui si trovano i punti 3' e 4', va scelta appunto scegliendo uguali il rapporto di espansione P con 3 su P con 4 e P con 4 su P con 1. Okay. In questo modo otteniamo il massimo incremento del lavoro di espansione che, ancora una volta in analogia con quanto abbiamo detto per quanto riguardava l'interrefrigerazione, la compressione interrefrigerata, se in questo schema vedete il lavoro di compressione non viene toccato, il maggior lavoro di espansione si traduce immediatamente in un maggior lavoro utile ottenibile in questo ciclo. Ok, approfitterei, abbiamo 5 minuti, però così chiudiamo e ci vediamo poi dopo Pasqua e cambiamo impianto motore, iniziamo a parlare di impianti motore da turbina a vapore e quindi possiamo chiudere tranquillamente questa rassegna su questi possibili interventi. Aggiungendo poche cose, è chiaro che io questi tre interventi, la rigenerazione, la interrefrigerazione, la compressione, l'interriscaldamento della espansione, ve li ho presentati necessariamente uno alla volta. Per tutti e tre abbiamo fatto un po' di commenti, nel senso che bisogna valutare attentamente i benefici in termini di prestazioni e di aumento, di miglioramento delle prestazioni che si ottengono e metterli in relazione con la maggiore complessità dell'impianto e con
soprattutto i maggiori ingombri che andiamo ad ottenere. È chiaro che se questo aspetto non ha più rilevanza, nulla vieta di adottare questi accorgimenti anche a due alla volta o a tre alla volta, insomma, di distribuirli come meglio, nel senso, per esempio, nulla ci vieta di fare contemporaneamente da questo lato l'espansione interriscaldata e da questo lato la compressione interrefrigerata, cioè se abbiamo scelto, insomma, se questo impianto sta a terra non si deve muovere, ok? Quindi lo spazio, l'ingombro, il peso non è un problema. L'espansione interriscaldata effettivamente fra i tre interventi è quello che complica di meno la vita, perché come vedete si tratta di aggiungere un'altra camera di combustione, quindi è un'altra camera di combustione che è un oggetto abbastanza semplice, che, diciamo, a differenza degli scambiatori di calore, come abbiamo sottolineato più volte, richiedono ingombri e complicazioni molto ridotte. Una cosa importante da farvi osservare, mi sarei aspettato, mi sarebbe piaciuta una domanda da parte vostra, è in questa seconda camera di combustione com'è che avviene la reazione di chi entra in questa camera? Entrano dei gas già combusti e entra del combustibile, evidentemente, per come è fatto questo schema. Allora, come avviene? Mi manca qualcosa, mi manca il comburente, mi manca l'ossidante, l'ossigeno contenuto nell'aria. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, questo non è un problema, perché, ecco, se vi ricordate un po', se mi avete seguito nelle chiacchiere che abbiamo fatto in questi giorni scorsi sul l'aspetto sul processo di combustione, cosa abbiamo fatto proprio stamattina, cosa abbiamo detto? Che in realtà, per tenere sotto controllo questa temperatura massima, questa T3, in pratica in tutte le turbine a gas, gli impianti con turbine a gas, anche quelli più avanzati dove quella temperatura è piuttosto elevata, ma è comunque, per quanto sia elevata, è inferiore a quella che si chiama temperatura adiabatica di fiamma, che si otterrebbe con una miscela, adottando una miscela aria combustibile perfettamente stechiometrica, e quindi per tenere T con 3 a valori compatibili con la tecnologia dei materiali della turbina, e anche per motivi di miglioramento dell'andamento della combustione, tutta una serie di considerazioni varie, ma soprattutto per il contenimento dell'articolo 3, il rapporto aria-combustibile è sempre decisamente superiore, tranquillamente il doppio rispetto a quello stechiometrico, okay? Quindi vuol dire che avanza una quantità di aria dalla prima combustione è più che sufficiente a farne avvenire una seconda in questa seconda camera. Tutto questo messo insieme significa che questo intervento, diciamo, è molto meno invasivo, è molto meno complicato rispetto, per esempio, alla rigenerazione sicuramente, ma anche alla interrefrigerazione. Come dicevo, però, nessuno ci viene, una volta che uno ha scelto questo schema, nessuno ci vieta di andare a fare anche la compressione interrefrigerata. In questo caso faremmo aumentare in maniera vistosa il lavoro utile, perché da un lato avremmo un aumento del lavoro di espansione, da un'altra la riduzione del lavoro di compressione, quindi complessivamente il lavoro utile crescerebbe per doppio motivo e quindi l'incremento sarebbe significativo. Mentre parlavo mi sono dimenticato di dire che anche per l'espansione interriscaldata vale lo stesso identico discorso che abbiamo fatto sul lato compressione interrefrigerata per quello che riguarda il rendimento, cioè ancora una volta sull'espansione interriscaldata possiamo affermare con assoluta tranquillità che comporta un miglioramento, ovvero un incremento del lavoro utile. Ma per quanto riguarda l'effetto sul rendimento, ancora una volta andrà valutato caso per caso, ciclo per ciclo, impianto per impianto. Ok, avevo dimenticato questo.
E teoricamente, insomma, entrambi questi interventi, l'interrefrigerazione o l'espansione interriscaldata, per esempio, si potrebbero abbinare anche alla rigenerazione. Per esempio, adesso abbiamo qui la figura, immediatamente mi viene da far vedere questa cosa. Cioè, diciamo che abbiamo detto che, per esempio, per fare la rigenerazione è necessario che T4' sia maggiore di T2'. Supponiamo che in questo esempio già di loro sono abbastanza diverse, ma supponiamo che T4', insomma, con una pressione, con un beta un poco più alto, T2' sarebbe capitato qua sopra e T4' sarebbe capitato da questa parte, okay? Quindi non avremmo avuto granché margine per fare una rigenerazione. È chiaro che se io a questo schema vado ad applicare questa complicazione dell'espansione interriscaldata e la mia seconda espansione mi fa arrivare, anziché in 4', mi fa arrivare in 4', è chiaro che a quel punto la rigenerazione è possibile, non ci sono dubbi. Analogamente, per quanto riguardava la stessa cosa, lo stesso risultato l'avrei ottenuto con qua si vede un po' meglio, la figura è più rappresentativa. Per quanto riguarda la compressione interrefrigerata, senza interrefrigerazione, vedete, in questo caso salta bene all'occhio, praticamente qui la rigenerazione non è possibile. Io guardo questo ciclo e dico no, subito, senza che mi metta a perdere tempo a fare i miei calcoli, dico no, se questi sono i parametri del ciclo, questa è beta, questa è T con 3, in questo ciclo la rigenerazione non si può fare, è inutile che perdiamo tempo a fare calcoli e a inventarci schemi così. Se però a questo stesso ciclo base vado ad applicare l'interrefrigerazione, vedete, il fatto di arrivare a una temperatura di fine compressione T2', decisamente più bassa rispetto a T2', mi rende immediatamente possibile, perché ho questo delta T disponibile, mi rende immediatamente disponibile la rigenerazione, ok? Quindi, per esempio, nessuno mi vieta di abbinare l'interrefrigerazione alla rigenerazione, oppure di abbinare la espansione interriscaldata alla rigenerazione, oppure, insomma, tutte le combinazioni sono possibili, se accetto di andare a complicarmi l'impianto. Quindi posso abbinare l'espansione interriscaldata alla rigenerazione, oppure posso mettere da parte la rigenerazione e fare contemporaneamente interrefrigerazione ed espansione interriscaldata. Alla fine, teoricamente, in qualche caso anche praticamente, le posso fare pure tutte e tre le cose insieme. Cioè, un esempio, credo ancora in funzione, di una centrale che risale alla fine degli anni 1950, no, addirittura 1948. Ragazzi, voglio dire che queste turbine a gas furono inventate in quegli anni, cioè seconda guerra mondiale, venivano sperimentate, entrarono in produzione subito dopo la seconda guerra mondiale, parliamo del 45-46. Ve l'ho accennato, ve lo ripeto adesso rapidamente perché è tardi, che all'inizio si sono affermate come propulsori aeronautici perché era prepotente l'esigenza di avere motori potenti ma piccoli e leggeri, che poi avessero prestazioni che erano una mezza schifezza in termini di rendimento, di lavoro utile specifico, di affidabilità, non interessava. In quel momento era importante avere tanta potenza in piccolo spazio. Ecco perché si sono affermate subito come propulsore aeronautico. Poi l'industria aeronautica, per nostra fortuna, diciamo, ha investito tantissimo, e quelle che erano delle cenerentole, insomma, nel panorama della produzione dell'energia, sono diventate degli ottimi impianti, hanno superato in alcuni casi i loro concorrenti, altri impianti sulla scena. Nel 1948 però la situazione era questa, cioè un impianto del genere aveva un rendimento intorno inferiore al 20%, un rendimento globale inferiore al 20%, quando un impianto con turbina a vapore già viaggiava in quegli anni, già viaggiava intorno al 36, 37, 38%, un buon motore diesel già viaggiava sopra il 40% in quegli anni. Quindi proporre un impianto non per la produzione aeronautica, ma per la produzione di energia elettrica, con un rendimento 20% invece del 40% che gli altri impianti motori potevano assicurare, sembrava una follia. Però appunto alcuni costruttori ci credevano, e per rendere appunto un minimo interessante il loro impianto
realizzarono in questa centrale in Svizzera un impianto che appunto mette insieme, quindi veramente l'hanno fatto, non si sono limitati ai disegnini che abbiamo visto alla lavagna fino a qualche minuto fa, un impianto che effettivamente faceva tutti e tre questi interventi: la compressione interrefrigerata, l'espansione interriscaldata, dopodiché c'era, vedete, fra 2 e 4 c'era ampio margine per la rigenerazione, quindi facevano anche la rigenerazione. Ah, mi ricordo un numero, tenete presente che questa T con 3 con i materiali dell'epoca, stiamo parlando 1948, questa temperatura massima che vi ho detto che ha avuto una grande influenza sullo sviluppo di queste macchine, che ha portato a questi valori di lavoro utile e soprattutto di rendimento interessante grazie alla crescita. Abbiamo parlato di temperature oggi sui 1500 gradi, questa T con 3 in questo impianto era inferiore a 700 gradi centigradi, 670-680 gradi centigradi. Quindi è chiaro, i rendimenti delle macchine, il rendimento del compressore dinamico, del compressore assiale di cui parleremo poi là, era, insomma, il rendimento qualitativo era abbastanza basso, più basso di quei valori che abbiamo adoperato come esempi, non so, 0,8, e quindi il rendimento globale di questo impianto senza questi interventi sarebbe stato appunto estremamente modesto. Grazie a questi interventi si arriva a un 30%, ok, il rendimento 0,29 di questo impianto, che per l'epoca rappresentava un record, però chiaramente andando, vedete, a complicare enormemente lo schema grazie alla presenza, vedete, la compressione veniva interrotta 2 volte, quindi 2 scambiatori, 2 interrefrigeratori e 3 compressori, l'espansione veniva interrotta 1 volta, quindi 2 turbine e 2 camere di combustione più il rigeneratore per il recupero del calore rilasciato dai gas di scarico.